caro Davide, siamo di nuovo in studio dove ci ha raggiunto, devo dire la verità, dopo diversi giorni, con un'assenza praticamente quasi di un mese, la principessa Michelle Comey. Un applauso. Ciao, Dave. Ma quale principessa, poverino? No, primo incontro tête à tête, diciamo, si vedono per la prima volta Michelle Comey e il piccolo emozionato? Ma non me ne frega nulla, sono raccapricciato dalla scena. Ho visto, sei arrivato nello stesso momento, mi hai aspettato giù. No, io sono andato con il mio autista. Non ti vergognare. E tu dai, con una semplicissima utilitaria, peraltro. Ma la scena che mi si para di fronte, agghiacciante, signorina messa lì, la signora, io la ribattezzerei la signora anfancazzo, la chiamerei così. Signorina. La signorina non fa un cazzo, tutto attaccato, hashtag la signorina non fa un cazzo, con a fianco un nano vestito da rabbino. No, Tatteo. Questo è, cioè, effettivamente. Oggi è il mio nano ebreo in onore tuo. L'immagine, voglio capire. Ha vestito questo signore, il signor Matteo. Sì, signor Matteo, sì. Che certo, però, nella specie, è anche un nano. Questo bisogna dire. Allora, ragazzi, la scena è questa, ve la descrivo. Di fronte a Parenzo, seduti, per chi non lo vedesse sullo schermo, chi non lo vedesse su YouTube, c'è Michelle Comey seduta sulla solita sedia, con al guinzaglio praticamente Matteo. Al guinzaglio Matteo. Ma poi anche questa idea di tenere una persona al guinzaglio è schifosa. Ma perché l'ho fatto per te, piccolo Dave, perché oggi è incazzato nero. Ma che vuol dire? Lo devo tenere a bada. Sei arrabbiato? Sì. Perché tu hai il nano ebreo. L'hai vestito da ebreo, cioè in onore di Parenzo. Ma che vuol dire il nano? Perché poi lo stereotipo, peraltro, con quel cappello, quelle robe. Che vuol dire nano? Vabbè, così è. Così è, non è che. E cazzo fa? Spacca tutto. È mica a casa sua questa, oh, signor Matteo. È pur sempre del sud, cioè queste sono le usanze. A proposito. Ma guarda che spacca tutto e butta. Che butta per terra le cose. Ma che cazzo. Calma. Come parla poi? Allora, scusi signora, partiamo da una cosa. Anche una conoscenza dell'italiano molto claudicante. Una cosa recentissima. Lei ha detto che si è procurata i permessi nell'epoca vaccinale in maniera un po'. Ci vuol raccontare questa cosa? Come se li ha procurati? Ma io non volevo fare il vaccino, l'ho comprato. Ha comprato il vaccino? Sì, l'ho comprate due dosi. Così. Dove l'ha comprato? In Germania. Cioè in Germania? Come sì, non ci sono mai andata in Germania, però ho detto che ho fatto il vaccino in Germania. È andata una ragazza simile a me. Ma scusi, può dire il nano lì che non è maleducato? Maleducato mangiare le patatine e farti rumori. Scusi, siamo cornuti. Lascialo stare. Ma come devo chiamare? Non ho capito. Il rabbino lo devo chiamare, scusa. Vabbè, allora stai dicendo. Niente, che è andata una ragazza simile a me a fare il vaccino con il mio documento. Io ho pagato e niente. Cioè tu praticamente hai fatto il vaccino falso? Certo, cioè non ti sei fatto il vaccino? Ma certo, non l'ho fatto. Non sono così scema da fare un reato. Il vaccino. Perché? È un reato vergognoso. Ma io non lo volevo fare. Ma chiamo la polizia. Chiamo la polizia. Ma guarda, chiamo la polizia. Sì, che paura. Chiamo la polizia, denuncio. Tatteo. Che cosa fate? Questa non è casa sua. Maleducato da un maleducato. Questo si mette a spaccare le cose per terra. Quando lo dico sempre che mi dai contro. Cioè quelli del sud come sono? Queste sono le usanze. Cioè sono cafoni, dici? Un po' sì. Sono cafoni quelli. Dunque stiamo dicendo dei permessi. Dunque lei è tutto vaccino e green pass tutto falso. Cioè lei ha avuto il green pass grazie due dosi di vaccino che non ha mai fatto. Non ha mai fatto. Ed è orgogliosa di questa cosa qua. Assolutamente. Cioè, bisognava fottere in quel momento lo Stato perché ti obbligava a fare. Ho pagato 500 euro, nulla. È un reato. È gravissimo. È un falso in atto pubblico. Vabbè, ma che devo fare? Lei ha fatto un falso in atto pubblico. Non l'ho fatto io l'ho pagato. Ma è un falso in atto pubblico. Una cosa gravissima, vergognosa. Ma c'era la possibilità, l'ho comprato. Che devo fare? Non c'era nessuna possibilità. La gente onesta doveva farsi il vaccino. Ma perché io dovevo farmi il vaccino? Io chiamo magistrato. Ma piccolo Dave, perdonami, perché io devo farmi un vaccino in via sperimentale? Cioè, chiamare il dottor D'Ambrosio. Ma io sono così cretina. Vaccino sperimentale, ha detto le cose che pensa. Vaccino sperimentale, andate a comprare il vaccino in Germania. Non ho rotto i coglioni a nessuno, non ho fatto le campagne Novax, eccetera. Semplicemente me lo sono comprato, punto. Ragazzi, un'altra polemica che l'ha coinvolta è a un certo punto lei ha in un filmato ha inquadrato dei vecchi che giocavano. Mi stai chiamando l'ex presidente dell'Inps. Degli anziani che giocavano a bocce e ha detto: beh, ragazzi, bisogna puntare sui vecchi. Che vuol dire? E lascia l'eredità. Cioè?
Per l'eredità. Cioè, per l'eredità, dunque. Perché non campano ancora tanto quando sono molto anziani e bisogna. Quello è il momento. Cioè, le dà un consiglio alle giovani ragazze. Esatto. Diciamo. Cioè, possiamo dire invece del Calippo Tour, diciamo la verità. Invece del Calippo Tour, o no? Puntate sui vecchi. No, ma io il Calippo Tour mi dissocio assolutamente. Mi dissocio, sì. Ognuno fa quello che può con quello che ha. Sì. E purtroppo, cioè, andare a fare un calippo per 300 euro proprio un calippo, un po' da strada. Io, cioè, almeno fatti intestare 3-4 case prima di fare un calippo. Ma che messaggio 300, devastante manda? Ma con 300 euro neanche mi rivolgi la parola, perdonami. Ma, cioè, ma io hai ragione, me li regali e sparisci, cioè, senza parlare. 300 euro, ma che vergogna. Allibito. Poi, mamma scusa, mia, lei quello, ma gli può dire a quel signore che è al suo fianco, che fa anche schifo, che butta per terra la cosa del succo e poi lo beve? Stiamo cercando di civilizzarlo. È un animale, ci vuole quel signore. Tempo. Però posso dire, signor Matteo? Mi chiami signore? Quel signor Matteo. A proposito, signor Matteo, nano vestito da rabbino! Perché anche questo bisogna dirle le cose alla fine. Inutile che lei si incazza, mi incazzo io, scusa, signor nano, con tutto il rispetto. Ma volta a te il doppio. Ma lei sa chi sono i rabbini o no, almeno? No. Vabbè, ma non è importante. Non ti preoccupare. Però scusi un attimo, lei farebbe anche quello che fanno loro proprio concretamente, al di là del fatto che lei dice per 300 euro un calippo. Che volgarità. Lei non lo farebbe comunque. No, non ne ho bisogno. No, ma anche a ripetizione come fanno queste ragazze no, qua. No, assolutamente. Che vergogna, cioè non le fa schifo, cioè come cosa, anche sì, dal punto di vista igienico. Sì, è disgustoso. È disgusto, ma scusa, lei fa i video su OnlyFans e tutto. Ma io me li scelgo io, mica mi vado a fare il calippo tour per 300 euro comunque il principio. È questo, prima di fare un pompino almeno mi devono intestare una ma casa. Tu ti ma rendi tre conto, o quattro case, cioè. Ma lei avrà mai una vita normale con un fidanzato, una persona che le vuole bene, una persona. Ma io ho la fila, Una persona, scusi, con cui condividere dei valori, delle idee, una serata in cui leggi un libro. No, a proposito, ma una comunque, serata, l'ultimo deve, libro che ha letto, tanto, qual è? Non fare tanto il colto che ieri in trasmissione tu hai detto che Montalcini ha vinto il Nobel per la chimica Rita, e per la medicina. Per la medicina, Rita Levi Montalcini, certo. Hai sbagliato. Per la medicina. No, hai detto per la chimica. Ho sbagliato, per la medicina. Sentiamo. Hai mai sentito parlare di Rita Levi Montalcini tu? Sì, qua vecchi. No, vabbè. Mi ero talmente agitato per la chimica. Premio Nobel. Premio Nobel per la medicina. È vero. Mi aveva talmente innervosito il mostro che mi hai messo ieri, cioè il brasiliano che è stato fidanzato per pochi secondi con la signorina. Il rapporto sessuale più breve della storia del mondo, sai? Verrà studiato il prossimo Nobel. L'hai visto? Sì, ci sarà qualcuno che studierà la rapidità del nanosecondo in cui il rapporto sessuale più breve della storia. Ma l'hai pagato o l'hai trovato su internet? No, a proposito di gusti sessuali, però secondo me lei ha una tendenza. Una tendenza. Mi sta minacciando con le patatine. Secondo lei ama anche lei è un po' ama le donne. Facciamo questa confessione: lei è un po' bisessuale. Sì, certo, mi piacciono le donne. Un applauso. Cioè, lei è bisessuale. Sì, però è difficile che io mi fidanzi con una ragazza perché gli manca la zucchina. Cioè, preferisco una cosa a tre, ecco. Ah, preferisce le cose a tre? Una cosa a tre, perché sono una donna. Sì, può essere, non so, magari un giorno mi fidanzerò con una donna, non lo so. Però per adesso la zucchina è indispensabile. La zucchina. Infatti, ho visto nel suo cassetto in qualche filmato. Ma pure il balletto. Moltissimi. La zucchina e caffè. Moltissimi vibratori, è vero o no? Sì, lei usa. Quanti vibratori ha? Ho tanti toys. Il mio preferito è il succhia clitoride. Quello è il migliore. Ma per favore, a quest'ora, dai. Ma che modo è il migliore, dire? Ma ce l'hanno tutti. Ma no, anche, non ce l'ha tutti. Ma non sicuramente credo sì. Anche tua moglie, sicuramente. Ma no, guardi, lasci stare. No, ma per carità, la moglie, sei trans. No. Senta, scusi, signora. Aspetta. Già lei sta superando la mia soglia di tolleranza. Forza, questo è piccolo ma Dave. No. Lei sta superando la mia soglia di tolleranza. Attenzione. Che cos'è? È piccolo come Dave. Come si chiama? È Parenza. David. Vai. Parenza. Piccolo Dave. Porta vai. Questa cosa qua. Che il cos'è? Cane. Spieghi un po' che cos'è questa allora, cosa. Questo faccio è per Nathan. Ah, un regalo per Nathan. Sì, questo è per Nathan, il mio fan. Non è fan per lui. Sì, vai. Daglielo. Matteo. Io non la capisco quando parla lei. Non la capisco. Fetta, daglielo. Grazie. Un applauso. Vieni qua, Matteo. Dice che siamo avanti uguali. Matteo, vieni qua. Allora, questo è un regalo. Lo aprirai dopo. Per Nathan. Un regalo per Nathan. Per Nathan da parte della dottoressa Conti. Vieni di qua, no,
dopo c'è la Divina Commedia, pubblico, cosa c'è? In pubblico no, in pubblico no, dopo. Ma non è possibile, dai, ma è una roba pazzesca. Dopo, un regalo per Natale, no, musica, portare, musica, musica. Sì, sì, è per lui. Scusa, ma... Look out. Allora, mi permetta a 11 anni, non posso fargli vedere sta roba qua. È sveglio, è sveglio. Ma come si permette? Mi permetta di chiederle, dottoressa Comi, se lei conosce la parola patriarcato. Ma che cosa significa la parola patriarcato? Ma non lo so, il patriarcato. Che vuol dire? Se ne parla parole spesso. Sue, c'è la parola pater, no? Dentro, che vuol dire? Sì, che comanda l'uomo, che deve comandare l'uomo. Che ha un ruolo, esatto, l'uomo. Sì. Il signor Valditara, sa chi è Valditara lei? No, no, non so. È il ministro dell'istruzione. Sì. Ministro dell'istruzione. Ha detto che il patriarcato non esiste. Invece lei vuole il patriarcato. Io voglio il patriarcato. Cioè vuole che l'uomo comandi. Sì, sì, assolutamente. Deve comandare l'uomo. Come deve comandare? Sennò che uomo è? Ha ragione. E se no è una donna. Che razza di logica è? Cosa vuol dire? Allora mi fidanzo veramente con una donna. C'è la parità dei sessi. Non c'è la parità. C'è la assoluta parità. Ma non esiste la parità. Io a casa mia faccio la lavastoviglie. Pensate. Faccio la lavastoviglie. E non hai la donna alle pulizie? Sì, ma ogni mio. E perché fai la lavastoviglie? Perché faccio, mi sembra giusto anche fare la lavastoviglie. I miei figli sono. Esistono anche le classi sociali. Oltre al patriarcato, ma ti rendi conto? Esistono le classi sociali. Che dire, che io la lavastoviglie la fa la donna delle pulizie. I miei figli si rifanno il letto, ad esempio. Il letto se lo rifanno loro, non lo fa la persona di servizio. Sono scelte, cosa devo dire? Lei si rifaccia il letto ogni tanto, impari. Ma io chiamo Olga. Io chiamo Olga. Chi è Olga? Lei non si rifà, da quant'è che non si rifà il letto? Nella vita forse non se l'hai mai fatto. No, ma non lo faccio. Non lo faccio. Non so, lo stile. Lavatrice, lavastoviglie. No, vai in lavanderia. No, che vergogna. Vai in lavanderia. Come che vergogna? Cioè, una vergogna farsi. No, una donna, vedere una donna che fa la lavatrice. Ma non è la donna delle pulizie, una donna. Cioè, la donna è una principessa. Bisogna trattarla come una principessa. Stai insultando migliaia e migliaia di donne e di uomini, anche perché quei lavori che si svegliano la mattina. Sì, chissà che uomini. Quelli sono picchioni, quelli che. Ma questo è il commento del nano Matteo. Ma come si permette? Ma come si permette? Sono ragazzine. Ma come fai i servizi? Ma che fai i servizi? Che cazzo? Va a lavorare al muratore, va a fare un cappellino. Ma che vuol dire? Perché c'è. Letto. Scusi, un attore che si chiama Edoardo Leo ha detto che se ci sono quattro maschi intorno a un tavolo e guardano una donna, la squadrano bene quando passa, insomma, non va bene questa cosa qua. È una cosa di maschilismo. Non lo so, glielo dica lei all'attore. Ma perché no? Beh, insomma, è un lei... complimento, una bella donna va guardata. Va squadrata anche. Assolutamente. C'è l'uomo sì. Che sbava un po', a lei piace. Certo, quando devono sbavare. Ma che vuol dire devono sbavare? Che l'insistenza con cui uno la guarda. Quasi ti mette in soggezione, ti ma può mettere anche paura. Perché paura? Mi sta solo guardando, non è che mi sta puntando una pistola addosso. Capito? Ma lei dire? Non conosce l'imbarazzo, cioè non sa che cosa ma vuol dire. L'imbarazzo. La bellezza dell'intimità del guardarsi. Ha perfettamente, posso dire, ragione. Un'ultima cosa che le voglio chiedere, dottoressa Comi, poi resti lì naturalmente, sì. Mentre congediamo il dottor Teo, è la questione dei meridionali, in particolare oggi. Napoli. Ha saputo che ci sono un sacco di minori che vengono, sì, uno che dà una coltellata, uno di 10 anni che ha dato ho una coltellata, uno di 13 anni. Ho visto il servizio alle Iene. Sì, una cosa incredibile. Veramente. Perché, secondo lei? Ma perché sono incivili. Cioè, ma sono degli incivili, terroni. Ma io, cioè, guardando quel servizio ho detto, ma grazie a Dio che non sono mai andata al sud e mai ci andrò. Ma cosa vuol dire? Ma non è mai stata in Sicilia, scusa, lei? No. A Palermo, bellissimo. Ma no, io al sud, no, sotto al Po, veramente. È una roba allucinante. Cioè, lei non è mai stata a Matera, ad esempio? Mai. No. Vedere i sassi di Matera, mai. Ma non so neanche dove sia Matera, però no, sicuramente. No, lei non sa cosa sono i sassi di Matera. Sassi di Matera, mai sentito parlare di sassi di Matera? Però sono incivili, ma si può uscire di casa? Il barocco leccese, mai sentito parlare del barocco leccese? Delle coltellate e a Lecce, una delle città più belle d'Italia, cioè, Lecce, peraltro. Napoli, cosa bisognerebbe fare, secondo lei, per fermare tutto questo? Cioè, mandare mi dica, no? No, meglio che non lo dico. No, dica, mi no, dica. No, non lo so, cosa si può fare. Cioè, va separato dall'Italia? A questo punto separiamo, mettiamo un muro e se ammazzassero tra di loro, cosa devo fare? Ma chi si ammazza? Io non li voglio. Non si ammazza nessuno. Ma come no? Ma l'hai visto il servizio alle Iene? Ma che piccolo lei? Ma lei si informa attraverso le Iene e basta. Cioè la sua fonte di informazione vedo, è il servizio alle Iene. Dei ragazzini, cioè, che girano coi coltelli. Perché a Milano non ci sono le gang. Ci sono gli extracomunitari che scippano. Ma cosa signorina, no? Lei ma cosa vive no? Che in un rubano mondo le borsette tipo quello lì che ha rubato la borsetta alla donna che poi l'ha investito. Ha fatto bene. Ma chi ha fatto bene? Ma certo che ha fatto bene. Possiamo fare un paragone. A cosa possiamo paragonare Napoli?
Che ne so, agli extracomunitari, cioè che cosa, una città tipo che ne so, Napoli in questo momento all'Africa. Diciamo, non so, perché, a una città africana, diciamo, perché bisogna insultare così, ma allora milioni di italiani che abitano al sud, perché milioni di italiani, fermi tutti, portate via Dano, via, portatelo dal direttore, fermi tutti. Il tuo business è più di... Allora, la vera notizia, ragazzi, però, è questa: a noi piedofili interessano i piedi della signora Comi. Allora, lei però mi deve fare un regalo. Ah, per me sono bellissimi. Allora, togliti un attimo lo stivale, togliti lo stivale, perché alcuni mi dicono che lei ha l'allucevalgo. Me l'hanno detto, ma non so manco cosa vuol dire. Cioè, lei ha l'allucevalgo, cioè, con tanta bellezza viene storpiata, massacrata dall'allucevalgo. Non so manco cosa ce l'ha dire. O non ce l'ha? Ce l'ha. Ha l'allucevalgo. Ce l'ho? Sì, ha l'allucevalgo. È grave? No, non lo so se è grave o no, a che livello siamo, ma insomma, ha l'allucevalgo. Perché vede, quella piccola collinetta sulla parte sinistra e destra del suo piede, Questa non va in crisi, questa qui non va in crisi per Trump, per il futuro ministro, ma si può curare della signorina, si dovrebbe fare un'operazione, signorina, nel mondo stanno accadendo delle altre cose oltre al suo cazzo di allucevalgo. Vabbè, ma questa cosa è tra grave, poco, cioè, io... sta per diventare ministro della salute, ma in America, 29 anni, il signor non Kennedy, l'ha mai sentito il signor Kennedy? No. Junior, 29 anni, non ho mai saputo di avere l'allucevalgo. E lei ha l'allucevalgo, lo metta bene il piede, cioè non ha delle brutte dita, però effettivamente lei ha la luce valgo, cioè ha un inizio di... Quanti anni ha lei, signora dottoressa? 29 anni, ma, e vede quella stortura, quella deviazione, quella curva nel piede, mi dispiace, lei ha un inizio di allucevalgo che potrebbe peggiorare, potrebbe arrivare a compromettere, diciamo, se vuole, magari tra 30 anni, la sua, è gravissimo, questo è molto grave, infatti lei dovrebbe farsi pagare l'operazione per rimettere a posto il piede fra qualche anno. Sarà mia priorità farlo. Esatto, mi scopra anche se per favore l'altro stivale. Stiamo in questo momento facendo una specie di fit rating in diretta alla dottoressa Comi. Permetta, signorina, di farle notare che nel mondo stanno capitando delle altre cose. Ma io ho scoperto di avere la luce valgo. Ma chi se ne frega, non è mica un problema quello. No, è fondamentale, a lei interessa molto più la luce valgo che delle sorti dell'Ucraina, per esempio. Ma mi sto sentendo morire. Che sta sentendo morire? Invece delle sorti dell'Ucraina, diciamo. Ma chi se ne frega dell'Ucraina? Ma come chi se ne frega? Sono dei popoli che combattono per la loro libertà e indipendenza da Putin. Ma io ho la luce valgo, ma stiamo scherzando? Questo addirittura ha messo peggio, posso dirle una cosa? Questo addirittura ha messo peggio. Oddio! Cioè il suo destro è messo peggio. No, oddio! Allora lei ha ufficialmente... Richiama il nano a questo punto. Ma lei ha ufficialmente la luce valgo, cioè la sua principale preoccupazione dovrebbe essere... Devo fare un'operazione. Guardi, la luce valgo, ragazzi, in pieno, mi confermi, lei me lo conferma, me lo confermate qua dietro, anche lui, Pantaleone. Ma è grave? Non è grave, non è che si muore per la luce valgo, però è una cosa che potrebbe peggiorare, potrebbe curvare, far diventare un piede curvo. Ma non c'è una cura? No, non c'è una cura. Ma cercano la cura per il cancro, non per la luce valgo? Ma ti credo! Ma che dice sta pazza? È di una ignoranza. Ma io non lo so. Di un ego riferito pazzesco. Ma stiamo parlando di una cosa gravissima. Ma è un difetto fisico. Sì, la luce valgo. Lei è un difetto fisico. La luce valgo. Musica. Allora, Fabrizio da Roma, poi abbiamo anche Maurizio Scandurra. Buonasera. Di essere assolto di qualcuno, io gli stipendi li pago, non li prendo. Fermo là, Fabrizio da Roma, fammi sentire Fabrizio. Ciao, buonasera. Dimmi, buonasera. Dimmi. No, volevo stavo vomitando in a seguito delle dichiarazioni della regina della serata, no, lì della Comi. Però perché, siccome perché sono perché vomita, persona, perché vomita? Per tutte le stronzate che dice, me ne dica una però. Tante, insomma, quella di Napoli è una delle più importanti. È una roba, Non se l'ha inventata, però no. Secondo me lei c'ha bisogno proprio di una di farsi aiutare da qualcuno, tipo Elon Musk, cioè si faccia bisogna fare aiutare una più sorta che altro di Napoli. No, lei si deve fare aiutare lei, proprio lei. Si faccia fare un chip di intelligenza artificiale e se lo faccia applicare dal suo divorzio. Io ho detto dei dati di fatto, non ho insultato nessuno, ma ho detto dati di fatto, ma dati di fatto lei, ma dati di fatto di cosa? Ma dati di fatto di cosa? Io siccome sono guardi, intervengo per dire una cosa, per darle proprio un'opportunità. Cioè per farla uscire con me un giorno a fare shopping dove lei ci guadagnerebbe realmente
va bene, perché la porterei fuori da quel suo mondo assurdo, ma allucinante. Ma dove? Ma cosa vuol dire? Non sto capendo. Shopping a Roma. Dipende, lei dipende. Fa pagare, vabbè, per non ho fare capito, mi stai invitando a fare shopping? Ma perché? Dipende quanti soldi mette in campo lei, la signora Gomi, più o meno, si parte da 20k No, diciamo. I soldi li mette in campo? No, allora non hai capito, cioè è una questione di opportunità, di crescita personale che io ma do chi lei. Gliene frega? Ma che cazzo lei gliene frega? Viene, ma come che gliene frega? Ma io devo venire a Roma... A fare lei... shopping con una persona che non conosco, che manco me lo c'ha paga. Ragione su questo, c'ha ragione su c'è questo, una perdita però. Di tempo imbarazzante. Ma questo, su questo c'ha ragione. Ma non direi proprio, perché sarebbe un'occasione, sarebbe per lei un'occasione favolosa di crescita personale. Ma sarebbe per lei un'occasione peggiore, di crescita. Lei è l'esempio peggiore della donna italiana. Allora che cosa lotte vuole da me? Perché vuole uscire con me? Per ridursi poi alla fine così come è lei. Allora, ma dovrebbe questa è una scusa guardare, per uscire io con me. Invito a guardare, dato che lei frequenta i social e sta su TikTok. Mi faccia parlare, dato che lei sta sui social, su TikTok, dovrebbe guardare delle sue competitor della Russia, tipo Vittoria Anova. Le pare guardi quello che fanno le donne vere, non quello che fa lei. Ma a me che cosa me ne frega? Io faccio quello che voglio. Che poi alla fine si sa ma io bene faccio quello che voglio, non quello che mi dicono gli altri. Ma pensa te. Fermi là, fermi, resti qui, dottoressa Gomi, fermi là.